Com'è nata una delle più belle vie del Masino? Eravamo saliti per fare un'ascensione subito a destra rispetto alla linea di questa via e ci ritrovavamo in pratica a dover ripiegare perché non avevamo trovato la linea ipotetica di un salitore milanese e a un certo punto, dopo essere scesi da quello che poteva essere il primo tiro di questa via, ci siamo seduti un pochino così demoralizzati su un sasso e ci siamo messi poi a guardare verso l'alto e a un certo punto folgorati da questa lingua di granito che saliva, io e la Nuca e mia moglie ci siamo detti: caspita, l'anno prossimo dobbiamo risalire con qualche chiodo in tasca e un martello per vedere se riusciamo a salire. Infatti poi l'anno successivo salimmo sempre in Val d'Arola e niente, iniziamo questa avventura con 15 speed solamente, che sono gli attuali speed, e aprimo questa via. I tiri sono magrissimi, nel senso che la chiodatura è eterna, e però riuscimmo a concluderla nell'arco di una giornata, cioè tutti i 7 tiri, 8 tiri della via vennero conclusi in giornata. Ma vi aspettavate di trovare una roccia con questi buchi eccezionali? Abbiamo capito dopo che tutte queste lavorazioni erano state create dallo stillicidio dello strapiombo che continuava a lavorare sulla roccia, aveva scavato queste bellissime vasche sulle quali arrampicare. Arrampicare in verticale è come se fosse, come si può dire, una cosa, cioè era una cosa impensata, impensabile, ecco, una cosa impensata. Da come è nato? Waiting list. Un caro nostro amico, Pietro Porti, che era in agitazione perché sua moglie doveva partorire. E tutta settimana era andata avanti e indietro dall'ospedale e sta nascendo, non ne veniva una. E intanto noi siamo andati a fare questa via. E allora abbiamo deciso di chiamarla waiting list, cioè lista d'attesa, poi vabbè, è andato tutto bene ed è nata la bambina. Un capolavoro da entrambe le parti. Sì. Un capolavoro veramente.